Si prende i tre punti addirittura in casa di Scandicci, 2-7 per la formazione piemontese, poi la reazione di Scandicci che sembrava poter portare la partita fino al quinto set, invece Cuneo ancora solidissima e invece una Scandicci che ha peccato ancora in qualcosa. Sì, quello che abbiamo visto, no? Una Scandicci che ha giocato a pezzi, a set, ha fatto vedere un terzo set dove ha completamente massacrato, anche per demerito senz'altro di Cuneo, Cuneo che ha giocato con grande entusiasmo, come devono essere anche giocate queste sfide dove sai davanti a una corazzata e cerchi di strappare dei punti. Cominciamo allora a parlarne con una delle grandissime protagoniste di questo match. Ciao Lise Faneke, una partita magnifica la vostra stasera, la tua in particolare, ma non vorremmo davvero fare un livello di graduatorio fra te e le tue compagne. No, infatti siamo state molto brave, abbiamo difeso tantissimo soprattutto all'inizio. Poi il terzo set abbiamo avuto un po' il calo così, però cioè, come abbiamo giocato oggi è un gruppo meraviglioso, ci siamo trovate subito benissimo e cioè, lavoriamo tanto perché Andrea piace lavorare tanto, però se poi si vede così in campo dà una soddisfazione enorme. Considerato il calendario che avete molto difficile in questa fase, sono tre punti d'oro. Sì, no, infatti lo sapevamo che era un calendario complicato per noi perché giochiamo, cioè la prima abbiamo giocato contro Novara, poi Scandicci, adesso non Monza. È un regalo, poi Monza, quindi questi punti sono punti vinti, merito nostro e siamo molto contenti. Prego Giulia. Lisa, abbiamo visto grandissime difese, te bravissima in molti attacchi, cosa pensi che sia servito, che abbia funzionato per metterle così tanto in difficoltà? Ma secondo me se una squadra cioè, sta facendo fatica a fare un punto e vede l'altra difendere così tanto, cioè, va un po' giù anche di morale. Poi ho già detto la pressione ce l'avevano loro, quindi noi potevamo giocare libere e giocare sì. E quindi secondo me questo muro difesa. Poi abbiamo sempre creduto in noi e sì. Questo che avevamo già sottolineato, no Marco, come la pressione molto spesso che ha una corazzata come quella di Scandicci a volte gioca brutti scherzi. Ti leghi un po' le gambe. Esatto. Sì. Lise, grazie. Grazie a voi. Auguri anche per il matrimonio recentissimo mille, e complimenti sì. Per stasera. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Attendiamo naturalmente anche altre protagoniste, parleremo ovviamente anche con Scandicci. Io aspettavo altre, eccolo qua, vedo avvicinarsi proprio per Scandicci Elena Pietrini, anche con lei approfondiremo un po' il discorso anche a livello personale, no? Va bene. Ciao Elena. Ciao. Ben arrivata. Grazie. Elena, allora battuta d'arresto un po' in attesa, siete ancora un cantiere diciamo. Sì, abbiamo avuto difficoltà all'inizio perché in realtà non so dire il perché, però ci abbiamo messo tanto a entrare in partita. Come mai secondo te? È una questione mentale oppure dal punto di vista fisico dovete ancora lavorare? I nuovi arrivi perché Brissio è arrivato adesso? Sicuramente dobbiamo lavorare anche perché non dobbiamo mai smettere, però non so dire il perché. Giulia, domanda è difficile lei. Sicuramente no, abbiamo visto molti momenti di difficoltà, senz'altro abbiamo visto la fase sulla ricezione e poi l'attacco che è stato chiesto anche da Marco, no? Magari lavorate sulla parte alta del muro, di non chiudere troppo i colpi, cosa pensi che appunto sia stato quello che vi ha dato più fastidio della squadra di Cuneo, oltre al fatto che hanno veramente difeso molto? Sì, hanno difeso tanto e questo magari ci ha messo anche quello un po' in difficoltà, però anche le loro battute all'inizio e alla fine ci hanno dato molto fastidio, quindi magari visto che non siamo riusciti ad entrare subito là, magari è stato quello che non ci ha dato il via per partire. Elena, parlaci anche un pochino di te, dopo questo momento di difficoltà col gruppo della nazionale, come ti senti? Ti senti ancora parte del gruppo? Pensi che rientrerai? Ci saranno delle difficoltà? Non dirò niente della nazionale, non voglio rispondere. Perché? Perché no? È una cosa mia personale. Personale? Sì, sì. Va bene, sai che noi ci teniamo e ti aspettiamo di nuovo in azzurro. Grazie Elena. Ciao. Ciao. Ciao Elena, e allora aspettiamo però questa risposta. Sono cose un po' personali, io certo. Condivido quello che ha detto, adesso sai Marco, sono dinamiche magari un pochino complicate, no? Da spiegare, ma ora c'è Carlotta. Certo. Carlotta Cambi. Buonasera. Ciao, buonasera a te. Complimenti.
Grazie, me li prendo tutti questi punti. Certo, te li prendi tu anche a nome di tutta la squadra. Abbiamo detto davvero una Cuneo, soprattutto nei primi due set, straripante. E poi quel calo che sembrava poter preludere a una rimonta di Scandicci. E invece avete rimesso subito la testa sul campo. Diciamo che la sconfitta di Novara c'era un po' rimasta qui, perché avevamo giocato benissimo il primo set e poi avevamo calato subito dal secondo. E questo era uno dei nostri obiettivi, restare in partita nonostante la squadra avversaria sia, secondo me, una delle squadre più forti del campionato, con una panchina lunghissima. Siamo rimaste lì, abbiamo fatto benissimo quello che avevamo studiato durante la settimana e il risultato è venuto. Quindi una bella prestazione contro Novara, una vittoria contro Scandicci, vi proponete come la mina vagante del campionato? Beh, adesso secondo me è presto dirlo, però insomma ci impegniamo per diventarlo. Io quello che voglio farti sono tanti complimenti. Grazie. Perché penso che hai veramente variato molto il gioco, hai fatto entrare tutte in partita, ovviamente ti sei appoggiata magari di più nelle fasi cruciali su Vanek, però io veramente solo complimenti ti posso fare. Grazie mille, ti ringrazio tantissimo. Veramente un'ottima partita questa, Marco, e se ci sono magari qualcosa che secondo te invece dovete migliorare, prendendo, perché all'inizio abbiamo detto con Pistola cosa vi ha dato fastidio, no, dalla partita di Novara, su cosa avete lavorato, su cosa lavorerete magari di spunti positivi di questa. Beh, sicuramente cercheremo di migliorare il cambio palla, perché nel contrattacco secondo me siamo già tanto avanti rispetto alle squadre che abbiamo incontrato, perché ci lavoriamo veramente tantissimo. E avete cambio difeso palla, il mondo. Cambio palla ci dobbiamo lavorare, dobbiamo essere più incisive sulle palle che ce lo permettono e cercare di risolvere invece le palle che magari sono un po' più brutte, che l'alzatore non riesce ad alzare bene. Quello sicuramente dobbiamo lavorarci tanto durante la settimana. Complimenti però adesso. Grazie mille, Carlotta. Buonasera, ciao. Grazie, ciao, arrivederci. Abbiamo ancora tempo per parlare con le protagoniste, insistiamo su Cuneo perché è la serata di Cuneo. Jasn Izetic, complimenti, capitana. Grazie. Hai preso in pugno questa squadra e pare che il gruppo funzioni. Sì, allora sono fiducia di questa squadra, penso che ancora possiamo fare meglio, ma mi piace tanto l'atteggiamento, no? La grinta, e, io sono così, mi piace trasmettere quello alla squadra e penso che lo stiamo facendo bene, allora sono contenta. Come stai vivendo questo passaggio tra Novara, che era ad un certo livello, quindi ti utilizzava anche in momenti alterni, diciamo, e invece qui dove sei una protagonista, addirittura capitana? Allora, è diverso, no? Anche Novara, io ho lasciato un pezzo del mio cuore perché sono andata via, è un bellissimo rapporto, ma qua la responsabilità è diversa e mi piace di più, a me mi piace prendere responsabilità, allora essere il capitano per me è un piacere, è qualcosa bellissimo e sono orgogliosa anche di essere la capitana di questa squadra, allora dai, se va avanti. Prego Giulia. Abbiamo chiesto prima a Carlotta su che cosa lavorerete. Lei ci ha parlato del cambio palla perché il contrattacco abbiamo visto che è andato molto bene. Pensi ci sia qualcos'altro oltre? No, penso l'abbiamo parlato anche prima questa partita, che la prima palla era importante per noi. Dopo si spingiamo con la battuta, anche che abbiamo tante battute spin, penso che possiamo fare il male. Allora adesso ti dico che abbiamo bisogno di riposare un pochino e vediamo in palestra settimana prossima cosa non è andato bene per dopo lavorare, ma dai, oggi sono extra felice veramente. Oggi vi dovete assolutamente godere questa bellissima grazie. Vittoria, grazie. Complimenti. Grazie, grazie Yamila, grazie.